Buonasera. Bene. Preparerò dei peperoni ripieni con la ciccia, con la carne macinata. E vediamo come li possiamo preparare. Allora, in questo caso io utilizzerò per cucinarli questa pentola che va sul fuoco e si chiude ermeticamente e diventa come un forno. Però lo potete fare nel forno o in un'altra pentola normale. Cominciamo nel preparare la base. Abbiamo bisogno di aglio, cipolla, olio, polpa di pomodoro o pomodori freschi o pelati. Io uso della polpa di pomodoro. Poi metteremo anche delle patatine. Eccole qua, io le ho già pulite e messe in acqua, se no si anneriscono, si ossidano. Mi raccomando, le patate, se le pulite prima, dovete immergerle nell'acqua, se no diventano nere e si ossidano. Ciao Luciano, grazie. Bene, cominciamo con accendere la nostra pentola. Mettiamo un pochino di olio extravergine. Pochino di aglio. Mettiamo in pentola, un pochino di cipolla, ecco qua, facciamo un bel sughetto profumato. Noi abbiamo la possibilità di avere l'oro per la cucina in Italia, abbiamo veramente l'oro. Ok, prendiamo un pochettino di cipolla, quanto basta a condire il nostro sughetto, quindi non esagerare. Poi metteremo delle erbe aromatiche, prezzemolo, basilico e origano. Ecco qua, mettiamo in pentola, facciamo soffriggere un pochino, prendiamo una cucchiarella, i nostri ferri del mestiere. Prendiamo le nostre patatine, prendiamo l'acqua, ok, ciao Marco, bellissima l'Irlanda, la verde Irlanda, fa caldo anche lì? Ciao Angelo. Qua lo si è rosolato un pochino, aggiungiamo le nostre patatine, facciamo rosolare un pochino anche loro, ecco qua, abbiamo i nostri peperoni che io ho già pulito e tagliato a metà. Prendiamo quello che serve, ecco qui, ok. Per riempire i nostri peperoni abbiamo bisogno della nostra carne macinata. Magari venissi in America, non me lo chiedere. Allora, qui c'è della carne macinata, eccola qua. Poi, di qua. Ciao Alder, abbiamo delle patate lesse.
le abbiamo lessate e schiacciate e aggiungeremo alla nostra carne. Ecco qua. Bene. Quindi abbiamo messo la carne macinata, le patate lessate e schiacciate. La patata serve a rendere il composto più morbido. Potete anche usare della mollica di pane ammollata in latte, va benissimo anche quella. Ecco qua le nostre patatine che stanno rotolando, perfetto. Poi aggiungiamo le erbe aromatiche, abbiamo detto prezzemolo, origano e basilico, li mettiamo un po' anche qui e un po' qua, un bel po', diciamo, un bel po' di prezzemolo ci va bene, e le lasciamo un po' da mettere nel nostro sughetto. Aggiungiamo delle uova, ecco qua, ecco, il nostro sughetto è andato avanti, le patatine sono rotolate, anche l'aglio e la cipolla, bene, possiamo aggiungere il nostro pomodoretto, eccolo qua, mettiamo il pomodoro, okay. Perfetto, adesso cuoce un pochino, noi possiamo riempire i nostri peperoni, bene, mettiamo un po' di sale, ecco qua, e il resto delle nostre erbe aromatiche. Ciao Valentina! Benissimo. E facciamo andare. Ok. Qui abbiamo del formaggio che aggiungeremo al nostro composto. Adesso vediamo un po'. Poi metteremo della noce moscata. Per quanto riguarda l'aglio, io generalmente non lo sopporto tanto, perché lo trovo a pezzettini dentro di pieno. E allora ci metto un pochino di olio aromatizzato all'aglio, dove ho messo dell'aglio all'interno e quindi ha preso sapore. In questo modo risulta più digeribile. Chi non ha problemi può mettere un pochino d'aglio a pezzetti tranquillamente. Metteremo anche della noce moscata e il nostro formaggio. E il nostro ripieno è bello pronto, semplice semplice. Non abbiamo bisogno di altro. Poi, se in casa avete, magari. Ciao, grazie, molto gentile. Se avete poi dell'affettato che vi è rimasto o dei pezzi di formaggio, grazie. Potete metterci anche quello che è di sicuro più buono, quindi a volte aprite il frigorifero, togliete tutto e farete delle polpette e dei ripieni al bacio. Ok, prendiamo la noce moscata, eccola qua, e la grattiamo. Ecco qua. Abbiamo messo anche la noce moscata. Ok. È chiaro che se vi rimane un po' di ripieno, ci fate delle polpettine. Che vanno, sono sempre ottime. La polpetta è sempre la polpetta. C'è niente da fare. Ok, mettiamo il formaggio, bene.
Questo qua. Mettiamo un altro pochino di formaggio. Ah, un pochettino di olio, come ho detto prima. All'aglio. Questo è anche, c'è anche del peperoncino, che a me piace, non dispiace affatto. Così viene bella saporita. Ci posso mettere... Oddio, non ti sei dove sei. Giuseppe, cosa ci volevi mettere? Oddio, che è successo? Che ho combinato? Ho spostato la telecamera. Oh mamma, ecco qua. Ecco, a posto. Cosa volevi mettere? Che non ho letto. Certo, ci puoi mettere il prezzemolo. Io ci ho messo il prezzemolo, il basilico e l'origano. Il prezzemolo è il principe in questa pietanza. Ok. Ecco qua. Ci siamo, abbiamo quasi terminato, eh? Siamo stati velocissimi. Un altro pochino di formaggio, non basta mai. Ecco. Bene. A questo punto mettiamo anche un po' di sale. Ci vuole anche un po' di sale, eh? Lo abbiamo messo. Perfetto. Mescoliamo per primino. Il nostro sughetto è pronto. Quindi possiamo andare a mettere i nostri peperoni. Vero, magari troverò il sistema Angelo per venire in America, hai ragione. Ecco qua. Vedete? Andiamo belli riempiti. Si possono fare peperoni grandi, peperoni piccoli. Tutte, anche i brigidelli potete riempire. Si possono riempire le zucchine. Anche le zucchine grandi vengono buonissime. Un consiglio. Adesso è stagione di zucchine, di peperoni. Ed hanno un buon prezzo. Li potete tranquillamente, una volta riempiti in questo modo, surgelare e avere la scorta per l'inverno. Così quest'inverno, quando avrete voglia di peperoni ripieni, ed è comunque un ottimo pasto, è un pasto completo. Ecco qua. Benissimo. Ecco qua. Ci siamo, eh? Vedete, io l'ho belli fatti, belli pieni, 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 pieni. Ecco qua. E ci siamo qui. Oh, benissimo. Aggiungiamo anche questo. Ecco qua l'ultimo peperone, è pronto. Ecco qui. Ecco qua. Adesso chiudiamo e facciamo andare. Questa tranquillamente la potete, si può riaprire. Ciao Rosanna! E potete controllare la cottura. A Las Vegas va bene. Ok. Ci rivediamo tra un po', quando la cottura è ultimata, vi faccio vedere come sono venuti. Ok? E poi adesso preparerò anche delle orecchiette con le verdure. Faremo un piatto vegano. Adesso siamo andati di ciccia e dopo accontentiamo anche chi non mangia la carne. Mi sembra anche giusto. Quindi faremo anche un piattino vegano.
ci vediamo tra un poco. Ciao a tutti, a dopo. Ciao ciao. Benissimo, eccoci qua, i nostri peperoni sono pronti. Eccoli. Ora, io li ho fatti in questa pentola e ho dovuto anche girarli. Però se li mettete nel forno, la cosa è molto più semplice, non c'è bisogno di girarli per cuocerli. Quindi un mio consiglio, fateli al forno. Io per agevolarvi nella visione della preparazione vi li ho fatti qui. Però la prossima volta, se, quando li preparerete voi, metteteli, preparate il sughettino, ci mettete le patatine, i peperoni ripieni e mettete al forno a 170-180 gradi per una mezz'oretta, fin tanto che non sono cotti. Bene? Adesso li impiattiamo per benino i nostri bei peperoni e ce li mangiamo. E come vi avevo detto, con il ripieno, ciao Gio, ho fatto anche le polpette, eccole qua, le polpettine fritte, buone le polpette. Ok, adesso prendiamo i nostri peperoni, li adagiamo sul piatto, ecco qua, con le nostre belle patatine. Benissimo, una bella cenetta o pranzetto, come preferite. Mettiamo le nostre patatine, cotte, tutto cotto bene, ecco qua. Come vi ripetevo, però importante, metteteli nel forno, così la cosa risulta molto più semplice. Preparate il sughettino con il soffrittino e ciao Liza, e poi mettete al forno. In questo modo sarà più semplice. Eccolo qua. Beh, è un bel po' di robina, eh? Mettiamo un pochino di prezzemolino sopra. Ecco qua. E i nostri peperoni sono pronti. Eccoli. Oh, bene. Guardate un po'. I peperoni ripieni sono pronti. Beh, vi do un bacione grande grande, un abbraccione forte forte e ci vediamo alla prossima ricetta. Per stasera basta così. Ciao 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 a tutti!